quello forse, cacco, pacco, ho avuto l'idea di diventare scultore, non pittore, scultore. Sì, scultore. Credevo si può prendere qualcosa o può avvicinare a fede. Volevo riempire qualcosa, perché l'uomo senza fede, senza l'anima, come è utile. E per quello io ho scelto, e per quello dopo anche 55 anni ancora continuo la ricerca su fede. Fede, su fede. No. Ma scusa, tu poi dal giapponese sei arrivato in Italia. Sono arrivato nel 1956. Sì, quindi 11 anni dopo la fine della guerra. Ecco, sì. Perché io dopo la guerra ho frequentato l'università d'arte, facoltà d'arte, Tokyo. A Tokyo? Sì, ho fatto 6 anni università, ma facoltà completamente corrente francese, naturalmente, sì, certo. Come Rodin, Maillol, Bourdelle, quello. Tutto filo francese. Ecco, dopo laureato volevo ancora studiare qualcosa andando a Parigi, però poco prima di partire per Parigi avevo trovato una libreria di Tokyo, una piccola monografia di Marino Marini, che è uscito nel 1953 da Galleria Milione. Mi ha colpito fortissimo questa forma completamente diversa dalla scuola francese. Ho perso la testa, quindi non voglio più partire a Parigi, ho voluto venire a Milano, dove insegnava Marino a Brera. E per quello io ho scelto, venuto 1956 da Tokyo a Milano. Un anno sono frequentato a Brera, un anno passato velocemente, così non avevo capito niente quello che diceva maestro Marino, non sapevo fare domande, eccetera, non ho imparato niente di niente, però dovevo tornare dietro è peccato, pensando, ho voluto fermare qua, ho voluto fare ancora 4 anni a Brera. Così ho fatto 4 anni a Brera con scuola di Marino Marini. Ma dove hai trovato i soldi? Appunto, qui è stata una cosa terribile. Ho sofferto tanto economicamente soprattutto, però io avevo questa volontà. Questa volontà veniva durante la guerra, che ho partecipato come pilota della caccia. Aveva questa volontà. Quando ero terzo anno, Marino è venuto vicino a me, ha detto: ma oggi pomeriggio alle 3 viene il mio studio. E io lì pomeriggio alle 3 sono nel suo studio, ha detto: ma qui c'è un piccolo bozzetto, io ne ho questo bozzetto che ho fatto qua, sì, in gesso, è una copia che 3 giorni fatto, pronto. Bravo, sei bravo. Io ero tremavo. Quella, io ero molto abile a queste cose. E poi quando diplomato Brera, maestro Marino mi ha preso come assistente privato del suo studio. Ah, così è iniziata la carriera? Così è iniziata la carriera, che ho avuto una fortuna. Perché tu hai fatto degli oggetti che vedo in giro, che ricordano Marino. Molto. Lì è un po' Marino. Sì, sì, molto Marino. Marino. C'è un altro studio, sì, c'è, ci sono tante anche cose. Anche teste, quelle lì. Sì, sì, ho quello pomoncino come coppia di Marino. Quella è la coppia di Marino. Coppia Marino. Quella l'hai fatta quando? Sì, sì, in quegli anni 57. Lì. Quando terzo giorno è venuto Marino, mi ha dato un mazzo di chiave, ha detto: ma io devo fare 4 giorni di viaggio, devo lasciare assente Milano. Mi ha dato un mazzo di chiave. Io quando ho preso questa chiave è venuto lacrime, sembra una cascata, perché questo Severo Marino mi ha dato un mazzo di chiave di casa e studio, vuol dire è massimo fiducia. Con questo successo, l'amicizia di maestro allievo durata 20 anni. Poi, stringendo mia mano, è morto in Viareggio, 1980. Ecco,
Allora, con questa, durante quasi 20 anni, essere vicino maestro, non assistente ogni mattina alle 8 fino alle 5, non è così. Marino, quando aveva bisogno mio aiuto, telefonava. Asma, vieni domani mattina alle 9. Io già avevo il mio impegno alle 9, però rinunciando al mio impegno andavo a accontentarsi al maestro, perché un artista quando vuole fare quel momento lì, non dopo un'ora, domani mattina no. Allora, momento non voluto non perdere per Marino questa occasione. Ecco, questo come punto di riferimento per giovani non c'è più, non c'è più. Allora giovani non sanno più cosa farlo. Cosa vuol dire essere zen? Zen vuol dire essere vuoto, come tenere bicchiere vuoto. Allora, tenendo bicchiere vuoto, sempre pronto a ricevere. Invece tenendo pieno, come fa? Questo vassoio, cioè portavaso per l'acqua non per correre l'acqua, davanti finestra. Mia moglie usava qui, vedi, due vaso. Questo intervento mio, simbolo della mia ricerca, questo c'era già. Ma guarda che bellissimo, bellissimo. Questo è zen, questo è qua, capire la natura. Ecco, qui era, ecco, su queste cose, ecco, cioè, appunto qui c'è proprio questo, questa alla simbolo comunicazione consumo del Gillo Dolfo. Sì. Gillo ha studiato abbastanza su filosofia zen. Allora, quando ha visto mia scultura, cioè questa, Gillo ha capito subito. Questo è quando era gesso, e io ho chiamato operaio di fonderia per fare bronzo. È venuto qua, è un operaio scivolando mano, caduto, spaccato qua. Era spaccato così. E il padrone della fonderia, spaventando subito, mi ha telefonato: maestro, venga subito. Sono andato lì. Bellissimo, bellissimo questa spaccatura che è venuta in natura. Sembra per caso, ma non è per caso. Quello che ho scoperto io, già mio lavoro questa, con la mia sensibilità. Fatti bronzo così, senza toccare. Ecco, ma guarda che bello. È fantastica. Questo schiacciati con al camion, macchine, sulla strada ho trovato. Era per strada? Bellissimo. Sì. Bellissimo. Ma questo rosso l'hai aggiunto? No, è naturale. È tutto naturale. Cioè la natura può anche essere una lattina di Coca-Cola schiacciata. Certo. Lì c'è un mattone casuale. Mattone casuale, ho trovato nel. Intanto c'è un mattone che tu hai fatto partendo dal mattone casuale. Ecco che tu hai capito tutto bene. Quello mattone fatto io. Questa è di natura. Questa è natura. Ma è natura e noi siamo intrecciati. Sì. Noi non copiamo la natura. No. Siamo pezzi della natura. Ecco. Questo è zen. Questo zen. Esatto. Filosofia zen. Per lo zen è fondamentale il gesto. Io faccio ogni giorno un gesto, quello che sento molto spontaneo, senza studiare molto, anche come allenamento della mano sensibilità. Importante fare questo gesto ogni giorno, riempire questo spazio bianco. In questo caso non c'entra la qualità del disegno. Quando non c'è l'idea faccio solo questo segno. Ecco, solo questo gesto importante qua. Vero valore della vita, secondo me, vero valore della vita,
ci sono parte invisibile, non visibile, tocca vedere, invisibile, cioè come l'anima, spirito. Quello lì è il vero valore dell'uomo. Per esempio, il vero bicchiere, valore del bicchiere non è materiale, è dove ci sta vino, vuoto, vero valore. Materiale sia plastica, carta o argento, o prezioso cristallo, non ha importanza. Vero valore importante è spazio vuoto. E poi materiale, qualsiasi materiale col tempo completamente svaniscono, spariscono col tempo. Però noi abbiamo questo nostro desiderio, cosa grande valore importante, vogliamo conservare più lungo tempo possibile, e per quello l'uomo ha creato cassaforte, museo conservare, no? Però se scoppia bomba atomica o missile, in un attimo spariscono. Cosa visibile, toccabile, cioè materiale, esistono sotto questo pericolo. Accanto, cosa visibile, toccabile, materiale, ci sono invisibile, spazio, no, all'anima, spirito, fede, amore, passione, volontà. Ecco, quella parte invisibile credo che rimangono come impronta dell'uomo, storia. E per quello io ho fatto questo gesto. Che è l'impronta. Questa è impronta, vuoto, e qui conta invisibile, il vuoto, non invisibile. Però qui una cosa interessante, essendo scultore, per esprimere vuoto ho bisogno materiale. Devi fare pieno. A pieno. Sì, certo. E per quello io ho capito così. Io ho cominciato a lavorare a titolo della mia ricerca, Emu, vuoto. Questa per me è una cosa valore mille volte più di oro. Questi legnetti? Sì. Sì. Spiega meglio, se no... Questa è la grande valore che ne ho io. Io ho sofferto tanto economicamente, ancora soffro tanto economicamente. E io facevo come copia di Marino. Però Marino diceva, Azuma, tu sei giapponese, non dimentichi. Io sono etrusco, le diceva. Azuma, no, inutile copiare la mia forma, tu sei giapponese, tu ricerchi tuo, alla radice della tua cultura, mi diceva. E tant'è vero, però io non sapevo cosa devo fare radice giapponese, cosa devo essere scultore, come devo presentare, e sofferto tanto. Allora un giorno ha nascosto tutto dal mio studio, non avevo più voluto vedere neanche un disegno copia di Marino. Sì. Quel periodo io andavo a cogliere qui ogni lunedì mattina e venerdì pomeriggio a Venera, grande mercato. Lì, quell'epoca, lasciavano tutto cassetta di frutto. Queste sono tutte cassetta di frutto. Quella epoca usava così bel pezzo di legno, questo è faggio, legno di faggio, durissimo, questa a terra, così. Quando ho trovato questa bellissima, stupendo, ritmo, meraviglioso, qua subito, come dicevi tu, sentito filosofia Zen. Io tremavo. E poi subito, buttando gesso, ho fatto questo, cioè. Ecco, questo e mi ha dato una grande luce. Sì. Vedi questa, sì. Bellissimo. E poi qui appiccicava, attaccava il pezzo di legno, no? Io staccavo, staccando si rompeva così. Anche questa bellissimo. Stupendo, guarda che spaccato. Ha avuto come illuminazione, potuto staccare completamente correnti europei. Trovato mio radice della mia cultura. Questa, per esempio, ho voluto presentare la vita nostra a vuoto, cioè praticamente quotidianamente noi non possiamo mai guardare goccia d'acqua.
momento di distacco dalla grondaia, in un attimo nasce questa bellissima, perfetta forma. E poi un attimo sparisce. Noi quasi impossibile vederlo. Però esiste questa forza della natura che nasce questa perfetta forma. Sì. È la bellezza della goccia. Bellezza della goccia. Poi goccia d'acqua parte da terra, goccia d'acqua. Acqua si evapora, poi si condensa e torna a terra. È un ciclo. C'è ciclo, sì, tra terra e cielo. Credo che anche noi così forse, io sono nato da calore del sole, nella mia vita credo nato da terra, sì. E poi io c'è sempre speranza, desiderio, sempre sopra, naturalmente noi andiamo sotto terra, vedi? Sì. E poi ripartiamo. E c'è questo ciclo, sento fortemente. E per quello io ho voluto presentare un po' un pensiero molto religioso, forse. Quella calligrafia che cos'è? Vuoto. Ah, quella scritta è scritto vuoto. Questo non ho scritto io, questo ho scritto un maestro di Zen. Maestro di Zen. Molto stilizzato. Sì. Non è stampatello. C'è una cassa, cos'è la cassaforte? Cassaforte. E una... Cassaforte, mia amica, lei mi ha regalato, però lei, questa mancava chiave. No, non era tanto pesante, però dentro c'era rumore, qualcosa c'è. Allora io avevo curioso aprire dentro cosa c'è, io ho provato tante volte, vorrei aprire perché un piccolo, sì, certo, spazio così c'è qualche cosa, allora io se prova, fatto chiave, prova, non va, allora taglio, prova, non va, allora ancora taglio, non va, allora questa forma non va, allora facendo rotondo, triangolo, fatto tante volte con tanti anni, con questo sempre girato. Un giorno, pac, aperto. Perché il mondo è così. Un giorno con una semplice chiave si apre il mondo. Sì, sì, sì. Quando ho aperto non c'era niente, solo c'era una capsula della stilografia inglese. Solo quella capsula lì. Anche questo è un percorso zen. Sì, sì. E poi avere pazienza e volontà. Ho avuto questa lezione anche per vivere. Io ho imparato con queste cose. Per tre secoli anche il Giappone fu chiuso come una cassaforte. 300 anni rimasto isolato, no? Quindi in Giappone rimasto una cosa pulita. E poi quando ho aperto la porta era il mondo, era molto più avanti. Europei, americani. Da allora Giappone, fine dell'Edo, cominciato a correre, studiare, lavorare, arrivare come a livello di europei, americani. Però il giapponese è anche ironico. Ironico, molto. Ironico, perché questo è un gufo. Ah, gufo. Il giapponese è ironico. Il giapponese ride. È vero? Sì, sì, è vero. Gesso è un bel materiale. Sì, perché comincia gesso, a prendere, a marcire, a caricarsi. Sì, sì. Questo è un giardino di museo vicino a Tokyo. Ah, vicino a Tokyo? Sì, Hakone si chiama. Avanti, avanti. Grazie. Avanti, avanti. Disordine, disordine. Questi sono durante studi in Giappone. E quello questo che è l'origine marino? No, qui ancora non c'entravamo. Qui è molto più corrente francese. Francese, sì. Rodin, Maillol, sì, sì, ecco, esatto. Qui. E questo periodo marino, ecco. Eccoli qua, sì, questo periodo, sì, marino. Invece questo è proprio lungo. Ecco, queste sono fatto tutto legno di cassetta di frutta. Questa è tutta cassetta di frutta? Sì. Ogni pezzo sempre una proposta, allora... Perfettamente lucido, con i suoi vuoti. Sì, vuoto, pieno, ecco come dicevo, pieno vuoto sta insieme. Mm.
Questo sembra un lingam. Ah, quella è una cosa interessante. Racconto una storia. Questo è un paracalo, questo è granito, durissimo. Bellissimo. È bellissimo. Per fare questo una volta, un operaio per un'amichetta. Quanto ha sudato per fare questo? Certo. Senza questa fatica, un lavoro, un uomo che ha lavorato per mantenere la famiglia, oggigiorno senza pietà, tacco, tuttavia. Io l'ho portato a studio, perché qualsiasi cosa, finché è utilizzabile la vita, quando c'è la vita, sta in piedi. Sì. Quando muore, tutto automaticamente diventa orizzontale. Sì. E per quello io amo molto croce. Perché vita e morte. Vita e morte, piace molto. Allora, io, molto sentimentalmente, ho voluto ridare nuova vita per questo paracalo. Eccolo qua. Io ho fatto dall'originale granito, fatto in gesso, poi naturalmente sotto lavorato mondo mio, ho ridato nuova vita per questa forma. C'è questa storia. Anche qui hai dato vita mettendo i buchi nel materiale. Ah sì sì, questa è la che hanno lasciato impronta. Questa per esempio alla impronta dei miei antenati. Tramanda, 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 continua, credo, la vita. E questa credo che è la grande cultura umana che continua verso l'infinito. Solo parte invisibile. La parte visibile rimane eterna. Rimane eterna, sì, sì. Quindi non finisce mai questa mia ricerca, sì. Perché non può mai capire bene cosa perfetto, giusto. Sì. L'unica cosa, come ripeto, è morire. Quando noi diciamo morire, sento, mi sembra tutti tristi, male. Invece non è vero. No. Non è vero. Bisogna pensarci, analizzare bene, perché non si può nessun scappare, quindi quando il momento deve venire felicemente. Appunto per quello vivere ogni momento, bisogna vivere con la tutta la forza ogni momento. Allora, prima di morire non rimane pentito. Io più di così non potevo vivere, meno di così non potevo, e questa è la massima vita che ho potuto fare io. Allora credo che posso partire serenamente, credo io.